La bozza del contratto collettivo nazionale del settore dell'industria alimentare è giunta al termine del suo iter con l'Assemblea nazionale di Cervia. Incontro che è stato preceduto dal direttivo unitario del comparto per l'Umbria che si è tenuto a Perugia. I rappresentanti delle tre sigle sindacali hanno messo insieme i punti da discutere per il rinnovo del contratto. Tre i fondamentali nelle parole del segretario territoriale di Perugia di Will a Will, Daniele Marcaccioli. La prima, la centralità del contratto. La seconda è la contrattazione di secondo livello e la terza è il regime solidaristico che noi cerchiamo di dare al contratto, dove attraverso degli enti bilaterali, dei fondi, riusciamo a sostenere, oltre che nell'aumento economico che apportiamo ogni rinnovo contrattuale, anche un sistema di welfare che permetta al lavoratore di risparmiare. Rinnovo del contratto che avverrà con la scadenza dell'attuale a novembre 2015, data a cui il settore arriva con una dettagliata lista di problematiche a livello locale e nazionale. Per l'Umbria, oltre alle delicate situazioni degli operai di Nestlé e Colussi, fra gli altri, il problema dei volumi e della tutela dei lavoratori precari. Noi abbiamo a che fare con stagionali che lavorano da anni e anni con le stesse aziende e quindi dobbiamo trovare, su richiesta anche di questi lavoratori, una tutela in più nel contratto collettivo nazionale su quelle che sono le richiamate, su quelle che sono i consolidamenti dei rapporti di lavoro, favorire quindi la valorizzazione dell'anzianità dei lavoratori e della loro professionalità acquisita nel tempo. Una miriade di aziende purtroppo che stanno facendo i conti con questa crisi sempre più forte, quindi siamo molto preoccupati, però scommettiamo su un rilancio del settore che sia da traino anche per tutti gli altri settori. Al tavolo il segretario nazionale di Will a Will ha restituito lo stato del settore nel paese, meno colpito di altri ma fortemente segnato per l'immobilismo della domanda interna. Le esportazioni sono aumentate perché in altri paesi c'è la richiesta per comprare il made in Italy e il prodotto di qualità. I posti di lavoro persi in questo comparto sono stati molto molto minori rispetto ad altri comparti. Infatti la piattaforma è una piattaforma che ha dei contenuti anche economici più ambiziosi di altre piattaforme. Quindi noi riteniamo che comunque il comparto alimentare possa iniziare a redistribuire la ricchezza che comunque si sta formando nel paese ai propri lavoratori, ai propri impiegati e operai, insomma.